Siamo sulla spiaggia del Mito, sulla sponda siciliana dello stretto di Messina, Capo Peloro. In un tratto di mare meraviglioso, conosciuto fin dall'antichità per le sue caratteristiche, per i suoi miti, per le sue leggende. Questo mare è stato solcato da Ulisse, ne parla Virgilio nell'Eneide, viene glorificato da Dante nella sua commedia. E su queste sponde nei millenni si sono succedute vicende diverse, sono passati da qui pirati, commercianti, mercanti, anche ricercatori. Oggi gli studiosi lo annoverano come un ecosistema a parte, proprio per questo gioco di correnti particolare che si innesca tra i due bacini, quello dello Ionio verso sud e del Tirreno verso nord. E grazie a questo gioco di correnti si verificano tutta una serie di fenomeni che hanno nei secoli anche stimolato la fantasia di molti studiosi, di molti appassionati di mare. Non ultimo che meraviglioso teatro della secolare caccia al pesce spada, quindi anche di attività umane che ancora oggi proseguono e che vengono rinnovate quotidianamente. Ma adesso andiamo a vedere nello specifico questo gioco di queste correnti, quello che innesca, quello che porta alla luce e quello che ci fa scoprire ogni giorno. Lo stretto di Messina ha una forma ad imbuto rovesciato, come si vede da questa foto satellitare, che si sviluppa in linea di massima da un punto di vista geografico dalla congiungente Capo Peloro-Torre Cavallo verso nord fino alla direttrice che da Capo d'Armi tocca la costa siciliana a sud. Ecco questa forma di imbuto rovesciato. Se con una magia riuscissimo a togliere tutta l'acqua dallo stretto di Messina, ci troveremmo di fronte alla visione del fondale del tutto simile a una grande montagna che nella zona verso lo Ionio ha un declivio molto molto ripido, mentre nella zona del Tirreno la sua pendenza è molto più dolce. Ecco, questo sarebbe il punto di quella trasversale che abbiamo visto prima, trasversale che congiunge la spiaggia di Ganzirri con Punta Pezzo in Calabria, ed è diciamo la cima di questo monte, che si vede un po' meglio da questa fotografia, di questo disegno tridimensionale in questa zona qua. Ecco, questo è lo Ionio che va molto ripido, questo è il Tirreno che va molto più in declivio, molto più dolce, e questa sella che congiunge Punta Pezzo a Ganzirri ha più o meno questa forma e si trova a circa 70 metri sotto la superficie. Tanto per far capire come questo monte sia praticamente molto ripido da un lato e molto dolce dall'altro, basta vedere da questa immagine come per raggiungere i 2000 metri di fondale bisogna arrivare oltre i 60 km dalla costa siciliana, quasi nell'isola di Stromboli, per raggiungere appunto una batimetria di 2000 metri, mentre nella zona dello Ionio già abbiamo i 500 metri al centro dello stretto, nella zona di San Renieri, insomma qui proprio fra le congiungenti Messina con Reggio Calabria, addirittura arriviamo a 1200 metri all'altezza di Punta Pellaro, tocchiamo i 2000 metri già a capo Taormina, quindi pochissimi chilometri, circa 25 chilometri per arrivare a 2000 metri. Per cui ecco, lo stretto di Messina si può dire che funge da una spartiacque, punto di separazione tra due bacini, Ionio e Tirreno, che sono contigui ma da un punto di vista fisiografico molto molto diversi, sia da un punto di vista chimico che da un punto di vista fisico. Per cui questa diciamo digressione geomorfologica innesca quel famoso meccanismo delle correnti dello stretto di Messina.
conosciute da millenni, sono correnti stazionarie e di marea che appunto danno vita a dei peculiari fenomeni idrodinamici che adesso andremo a sviscerare. Questi fenomeni erano noti, appunto, come ho detto, sin dall'antichità. Innescano spettacolari manifestazioni di turbolenza e sulla loro origine sono state date le più svariate ipotesi. Addirittura si pensava che vi fosse un canale sotterraneo che passava sotto l'Etna, riscaldava l'acqua che innescava questi moti nello stretto di Messina. Una delle tante spiegazioni, diciamo, folcloristiche del passato. Come vi dicevo prima, le correnti dello stretto di Messina sono invece naturalmente innescate, essendo correnti di marea, dal moto della Luna e del Sole e del nostro pianeta, del pianeta Terra. Il Sole dà la sua grande contributo, ma il contributo più forte lo dà sicuramente il ciclo lunare nel suo sorgere, nel suo tramontare, la Luna. Innesca questi fenomeni di queste correnti stazionarie ogni 6 ore, attirando acqua da un bacino verso l'alto e facendo diciamo, diventare, tramutare lo Ione e il Tirreno come due grandi vasi comunicanti che trasferiscono grandi masse d'acqua una volta da sud verso nord, quindi Ionio sul Tirreno, e una volta dal Tirreno verso lo Ionio, quindi da nord verso sud, le famose rema montante e rema scendente a seconda della direzione. Queste correnti di marea provocano dei disturbi che sono facilmente visibili anche all'occhio di un non esperto, poiché si possono formare nello stretto durante queste manifestazioni dei fenomeni come i tagli, le scale di mare e le controcorrenti di costa o anche le cosiddette macchie d'olio, delle zone di risalita di acqua fredda che dalle profondità risalgono verso la superficie. Ma sicuramente i fenomeni più caratteristici dello stretto sono i noti gorghi. Noti gorghi che si formano in delle zone ben stabilite, in punti specifici. Il primo si forma sulla punta della costa calabra, punta Pezzo. Il secondo, quando appunto si innesca queste grandi correnti di marea, queste forti correnti di marea, a capo Peloro. Il terzo, il più grande, è quello che si forma a Saè Regnieri, tra Punta Secca o Punta della Morte e il faro del Montorsoli, la bellissima torre del Montorsoli. Si chiama Cariddi perché il termine viene da Charybdis, ovvero che si torce su se stesso, e i pescatori lo chiamano Ucalofuru. Perché? Perché proprio sulla torre del Montorsoli c'è la presenza di questa targa, di questa iscrizione, di questa targa commemorativa, appunto, in cui la bella torre del faro, perché rischiari la notte ai naviganti, appunto in latino è Johannes Vega Proces Turrim Calofarum, bella torre del faro, e da qui l'etimologia del calofaro, di questo gorgo che si forma proprio in quella zona. Queste continue correnti montante e scendente, quindi nord-sud, sud-nord, fanno un effetto sul fondale dello stretto di Messina come quello che fa una pialla su un legno, provocando appunto questi trucioli, ovvero raschiano la superficie nella loro grande potenza idrodinamica, raschiano la superficie dei fondali, portando verso la superficie tutta una serie di organismi di profondità, la famosa fauna impropriamente detta abissale, che poi, grazie all'azione del vento, appunto questi animali, questi vegetali, questi vertebrati, tutti una svariata tipologia di organismi, vengono riportati in superficie morti e poi i moti ondosi li gettano relitti sulla spiaggia. Quindi, passeggiando fra Gazzirri e Faro,
si fanno spesso incontri miracolosi, come è noto, come si vede da queste citazioni da diversi secoli. E proprio lo stretto di Messina diede spunto alla scienza per sconfessare le tesi dei più grandi scienziati, diciamo, dell'Ottocento, che dicevano che il mare fosse privo di vita sotto la profondità dei 500 metri. E infatti, i nostri animali abissali, tra virgolette, erano già conosciuti dai nostri pescatori proprio grazie a questo peculiare fenomeno che si verifica solo lungo le sponde dello stretto di Messina. E il primo che lo scoprì fu un messinese, quell'Anastasio Cocco, che cominciò a studiare questi organismi e tutte le loro caratteristiche peculiari, fornendo così il primo contributo scientifico allo studio della fauna abissale dell'intero Mediterraneo. Questi pesci conducono una vita mesopelagica, stanno alle grandi profondità, ma migrano lungo le colonne d'acqua e hanno dato un grande contributo, diciamo, abbastanza suggestivo nei secoli, poiché hanno delle forme molto particolari, molto peculiari, e per cui vengono spesso annoverati come mostri degli abissi. E da qui le forme che ora andremo a vedere hanno innescato tutta una serie di leggende del mare di Messina, ma in generale dei mostri che abitano gli abissi oceanici. Infatti, sono animali che hanno dei colori molto strani, che vanno dal nero assoluto oppure a queste tonalità diafane molto, molto trasparenti, oppure questi corpi riflettenti, oppure appunto molto colorati. Hanno spesso la presenza di barbigli che hanno funzione di esca o per captare le vibrazioni nell'acqua, per trovare prede o per sfuggire a delle prede. Hanno delle bocche smisurate con denti molto aguzzi che gli permettono di inghiottire degli animali molto più grossi, delle prede molto più grosse di loro, proprio perché hanno bisogno di fare scorte, perché negli abissi è difficile trovare una preda, quindi è meglio mangiare tanto e soprattutto sopravvivere il più a lungo possibile. Addirittura ci sono animali, vedete, riescono a disarticolare le mascelle e aprire la bocca a 180 gradi per deglutire queste prede molto, molto grossi. Poi hanno questi occhi molto, molto importanti, molto grandi, addirittura telescopici, provvisti di due retine, proprio perché al buio è molto difficile da vedere, si vede male al buio, e quindi c'è bisogno di un occhio molto, molto potente. E poi sviluppano questo grande fenomeno molto interessante, che è quello della bioluminescenza, grazie alla presenza sul loro corpo di questi organi che vengono chiamati comunemente fotofori, che hanno diverse funzioni, o come difesa contro i predatori. Appunto, ci sono animali che come un po' fanno i polpi o le seppie, che sputano il nero. Questi animali invece sputano queste sostanze bioluminescenti che fanno confondere la preda, gli permettono di mimetizzarsi. Accendendo queste lampadine biologiche, questi animali riescono a mimetizzarsi quando, per esempio, un predatore caccia dal fondo verso la superficie, quindi che è illuminata, per cui l'animale, come si vede in questa foto, riesce benissimo a non farsi scovare dal predatore. Ma sono anche i fotofori, queste lucette biologiche, sono anche importanti poiché al buio gli animali riescono a riconoscersi fra loro stessi, fungono proprio come un'impronta digitale e di attrazione fra sessi opposti per andarsi a riconoscere. Con questa, diciamo, breve e spero chiara spiegazione di questi peculiari fenomeni molto complicati che si avvertono, che si verificano nello stretto di Messina, adesso andiamo a vedere qualche altra forma venieristica che è possibile tranquillamente andare a incontrare nel nostro mare. Dagli invertebrati, questi cefalopodi con queste forme anche spettrali, a questi piccolissimi invertebrati come la Phronima sedentaria, che ha ispirato il famoso mostro di Alien, del film Alien,
oppure questi altri meravigliosi pesci, come per esempio il Regalegus, il Regalego, questo animale che, come vedete, raggiunge dimensioni gigantesche e che è presente nello stretto di Messina. Questo è un esemplare giovanile spiaggiato diversi anni fa. Anche qui continuiamo a vedere delle forme molto, molto interessanti, molto, molto suggestive, e con dei colori veramente sgargianti e bellissimi, a mio avviso, e con queste morfologie abbastanza inquietanti, considerando anche che si tratta di animali di pochi centimetri, totalmente innocui, molto affascinanti e meravigliosi come l'intero ecosistema stretto di Messina. Grazie per la vostra attenzione.